l'uso della forza, perché se pensiamo a quello che è successo in Grecia questi anni, quello che è successo in Spagna, in Portogallo, reazioni popolari fortissime, beh, insomma, qui stiamo parlando di piccole bagarre che tra l'altro si sono risolte con dei fermi di gente che stava dentro, rifugiata nei portoni, insomma, mi pare che gli sta andando di lusso, direi, aggiungerei purtroppo, al potere economico e politico, anche perché in campo stiamo mettendo in piazza decine di migliaia di persone, quando è andata bene il 18 e il 19 un centinaio di migliaia in due giornate, ma qui ci vorrebbero i milioni, ci vorrebbe una rivolta popolare, purtroppo non la vediamo. E ci domandiamo tutti i giorni, noi per primi che stiamo in piazza tutti i giorni, come mai, perché questo popolo che mugugna, sta sempre a mugugnare, si lamenta e soffre, perché stiamo parlando di 5 milioni di poveri e altri 10 milioni di similpoveri. Sono cifre terrificanti, mai viste nel dopoguerra, e però tutto questo non esplode. Quando dico esplode non penso a cose... Ma per quel che riguarda l'ordine pubblico mi pare che c'è stata una gestione di queste giornate, dico dalla parte dei manifestanti, impeccabile. Io negli ultimi 30 anni non ricordo una gestione di... io lo chiamo servizio d'autotutela o servizio d'ordine come c'è stato... il 19, è una cosa, 5-6 mila persone che hanno garantito una gestione impeccabile. E l'unificazione in questi momenti è importante, però sta portando ancora in piazza settori di militanza, settori limitati, ripeto, 100.000 persone su una popolazione in cui almeno 20 milioni sono i sofferenti, purtroppo bisogna ammettere è una minoranza contro cui il governo e soprattutto il partito dell'austerità, PD e PDL, è più che attrezzato. Insomma, ci vuole un salto di qualità, però questo salto di qualità come si determinerà? Noi possiamo, come dire, accendere delle fiammelle, poi se la prateria prende fuoco o non prende fuoco, questo lo sapremo solo vivendo, come diceva il cantautore.